Okay. Ciao a tutti i nostri amici cinafoniaci, oggi siamo di unboxing perché ho fatto una scelta un po' azzardata. Ho detto, ma ce la faremo con 100 euro a comprare un octa-core? Mi ho messo un po' alla ricerca, ho trovato questo qui, Blue Boo X2, il prezzo si aggira intorno ai 110 euro. Poi trovate qualcosa di più, qualcosa di meno, l'ho visto su Come Buy, l'ho visto su Tiny Deal e l'offerta migliore che ho trovato su MyFox a 99 euro, quindi ci togliamo qualche codice sconto e diciamo con 120 euro compresa la spedizione sicuramente ci state dentro. Andiamo a vedere però com'è questo Blue Boo, perché il brand sinceramente l'ho visto un po' in giro ma non l'avevo mai provato. Allora, scatola bianca con scritte in blu, come vedete ovviamente, diciamo il brand è tutto con questo motivo bianco e blu. Questo è il telefono, lo vediamo dopo, ecco anche qui Blue Boo in blu dappertutto, sembra mille bolle blu. Allora, il libretto manutenzione, anche questo completamente in blu, tutto in inglese, con dietro addirittura, vedete, la garanzia, questa sconosciuta che sapete, gioia e dolore di noi cinafoniaci, se vogliamo dire così. Abbiamo una cover posteriore in plasticatura, è molto comoda, adesso dopo la andiamo a provare direttamente sul telefono. Poi abbiamo il carica batterie compresa cinese e adattatore europeo, vedete, un po' bruttino, bianco e nero però. E poi abbiamo il cavo dati, che è un semplice cavo dati, non ci sono quindi cuffie in dotazione, c'è una pellicola da mettere perché non ce n'è nessuna sopra, quindi solamente questa avete. E poi avete la praticissima, ormai diciamo essenziale, forchetta per estrarre le SIM. Allora, vi dico subito che il telefono appare su molti siti con memoria espandibile, ma sinceramente non sono riuscito a trovare un buco per mettere la memoria, che questo può essere insomma un po' fraintendibile. Allora, questo è il telefono, andiamo a togliere il primo foglio di copertura. E questo è il telefono. Allora, qui c'è ancora una pellicola, non la tolgo perché magari chi lo compra lo vuole nuovo nuovo e non la tolgo. Allora, il design ricorda molto la Ocean X7, molto 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 direi, non dico un clone però diciamo che è quasi uguale, molto leggero devo dire, anzi dovrei avere qui da qualche parte la nostra bilancia, eccola qua, andiamo a vedere subito quanto pesa. 129 grammi, compresa batteria e tutto quanto, quindi direi ottimo il peso, perché 129 grammi direi che è ottimo. Parte estetica direi molto bella, abbiamo questo inserto in alluminio, qui sotto avete la presa USB e sopra per gli auricolari. Qui da un lato avete power e volume più o meno, cosa un po' negativa perché in pratica non so, io uso molto la funzione per fare gli screenshot e devo usare due mani per fare gli screenshot, vedete, mentre invece solitamente con una mano faccio così, invece questa volta devo usare due mani perché stanno tutte e due da questa parte. Peccato, non mi piace questa soluzione. E di qua avete il carrelletto per le SIM e quindi non ho nessuno spazio per mettere la SD. La cover posteriore non credo che sia apribile in nessun modo, quindi la batteria non è rimovibile facilmente, anche se sicuramente ci sarà un modo per aprirla, non dire. In qualche modo sarà stato chiuso. Allora, questo è il carrelletto delle SIM, come vedete sono due micro SIM, questa è una, ecco, è caduta ovviamente, e viene indicato, non so se si vede, una, la SIM 1 per UMTS e GSM, mentre la SIM 2 solamente per GSM, quindi immagino che non siano scambiabili fra loro, quindi dovete mettere proprio quella che usate in 3G nello spazio 1. Ok, allora abbiamo detto, questa cover posteriore vedete molto bella, anche non pregiudica l'estetica del telefono. L'unica cosa che ho provato un minimo
è che il tasto power è un po' più difficile da raggiungere perché è molto alta in questa parte e bisogna proprio, io ho le dita un po' grandi, effettivamente devo proprio fare un po' forza per andare a premere il tasto power. Per il resto devo dire molto molto comoda, spero che ne escano altre, magari di altri colori. Comunque gratis, è comoda e apprezzata. Allora, andiamo avanti. Per quanto riguarda la parte estetica, c'è questa cornicetta, vedete, come se fosse un materiale serigrafato, una cosa strana. E dietro invece completamente bianca con loghi del tipo FCC e CE, quindi tutte le certificazioni vengono indicate, anche se poi non lo sappiamo, c'è anche questo logo blu. E qui abbiamo l'altoparlante. Andiamo ad aprire e a vedere la sorpresa più amara che ci lascia questo telefono, è questa. Peccato, non è venuta bene, però fra poco ve la sentirete. Eccola qui. La terribile musichetta di avvio che non ci piace, che non la vogliamo, però stavolta l'hanno messo, quindi bisognerà farci l'abitudine se vi piace questo telefono. Allora, subito vedete, a parte complimenti, questa foto è veramente dettagliatissima, mi piace molto lo schermo, mi è piaciuto tantissimo, un livello di dettaglio veramente alto, veramente molto molto alto. Schermata di sblocco normale e questa è l'interfaccia. Interfaccia molto molto bella, mi piace molto. E oltretutto ha una selezione di temi, vedete? Ci sono sei temi fra cui potete scegliere. Questo ricorda un po' la MIUI. Ecco questo qui, vedete? Diventa un po' tipo MIUI. Non c'è quello che disegna le app, per cui non avrete tutte le app in una pagina, ma vengono a loro volta messo all'interno di ogni pagina. Ecco, scegliamo anche un altro tema, già che siamo qui. Questo qui, sono tutti temi abbastanza carini. Questo è un po' più sullo scuro, sul dark, diciamo, ecco. E riprende la parte posteriore, questa serigrafia di cui avevamo detto. I tasti sono ben retroilluminati, come potete vedere. Non è presente LED di notifica, questo può piacere, può non piacere, è sicuramente un minus insieme alla memoria non espandibile. Ecco, questo è un tema un po' più serio, diciamo, ecco così. Allora, prime impressioni devo dire veramente positive, a parte l'interfaccia, vedete, molto bella, molto soprattutto originale, non si vede spesso. Questa è la funzione chiamata, questo è il registro chiamate che è vuoto, questa è la funzione dei contatti e dei favoriti. Per il resto, questa è la funzione messaggi, invece è Android standard. Torniamo a un tema che conosco un po' meglio, che è questo qui, che è un tema molto simile a quello della Elephone che abbiamo recensito per il P9. Dopodiché abbiamo qui questi settaggi particolari, qui per aggiungere i widget, per cambiare il tema, per i settaggi del launcher e per tutte le applicazioni. Questo è il gestore delle applicazioni. E andiamo subito a vedere il menu impostazioni. Eccolo qua, come vedete molto particolare, bianco, bello, colorato. Devo dire, mi piace molto questa ROM, devo dire, molto carina. Ed è divisa in tab, come vedete, questa è per internet, c'è la varia gestione SIM. Poi c'è questa in cui ci sono tutti gli account, e poi c'è questa della sicurezza, e infine quella del sistema in cui c'è il display, eccetera, eccetera. Il sistema operativo è Android Jelly Bean, quindi 4.3. Per il resto, devo dire, andiamo a vedere subito AnTuTu che ci dice i parametri che ha questo telefono. Octa-core, quindi perfettamente in linea con gli Octa-core. Il punteggio di 26.600, lo schermo è HD, quindi risoluzione 1280x720, la fotocamera posteriore è data a 13 megapixel. Il resto, diciamo che apparentemente non avendo sistema, diciamo, archivio esterno, per cui non potete mettere SD, vedete, essendo un 16 giga hanno diviso l'archivio interno da archivio di sistema, per cui avrete 7,55 più 6, quindi 13 più quello che occupa la RAM.
Quindi diciamo non eccezionale lo spazio per l'archivio, se avete bisogno di file grandi, di un SD, eccetera, eccetera, siete un po' limitati, vedete, il DPI della densità dei pixel è 320, quindi molto alto, devo dire. Ok, questo va bene, noi il telefono non è ruttato, usciamo da questo, ok. Allora, il telefono, come vi ho detto, non è ruttato. La prima cosa che ho fatto, visto che è un octa-core a un prezzo così basso, sono andato a vedere se è un octa-core, la cosa più importante. Come vedete, raggiunge la velocità di 1664, quindi siamo sicuramente certi che sia un octa-core, e questo già è un bel passo in avanti, perché con questi telefoni cinesi non sempre quello che dicono è vero, ecco, come dico sempre, quindi non fidatevi mai. Molto bello, vedete, il gestore del risparmio energetico con un tema un po' particolare, da qua si aprono anche le altre opzioni, quindi molto bello, menu a tendina qui con tema bianco e arancione, e questo è quello che ci dà normalmente. Per il resto, che dire per questo unboxing? Sicuramente le prime impressioni sono tutte positive. Mi è piaciuto molto, peccato questa cosa della memoria espandibile che non ci si può mettere un SD, perché davvero sembra a questo prezzo quasi un cellulare perfetto. Adesso non voglio anticipare questioni, però mi è arrivato ieri, l'ho aperto, ci ho provato un po' stamattina, quindi adesso vedremo un po' la batteria come va e come si comporta in tutti i campi. GPS vi posso dire che, andiamo sulla galleria dove ci dovrebbe essere gli screenshot che ho fatto del GPS, eccolo qua, prende 6 satelliti, eccoli qua. Quindi anche su questo lato non avrete problemi. Che dire, io chiuderei qua l'unboxing perché devo dire, devo fare molte prove su questo telefono. Ho detto, la cosa più bella di questo telefono è secondo me il prezzo intanto, e poi devo dire questa ROM mi piace molto, particolare, unica, perché veramente non l'ho mai vista una ROM così e mi piace molto. Quindi un dual SIM, come abbiamo detto, con due micro SIM ci vanno solamente. Il prezzo, ve l'ho detto, io l'ho preso a TinyDeal e sta sui 110 euro. Quello è il prezzo medio, ho visto anche su CamBuy, su molti altri siti. Se volete proprio provare un'offertona su MyFox, l'ho visto a 99,90, che sicuramente secondo me è il prezzo più basso che c'è in giro. Poi, come al solito, sconterete i nostri codici qui e là sui vari siti e troverete un'opzione. Devo dire, impressioni quindi positive, per ora consigliate, fra una settimana, 5 giorni, facciamo la recensione completa e vediamo se è veramente il terminale definitivo. Peccato ancora per questa memoria rimovibile, anche se molti siti vi dicono che supporta SD da 32 giga perché copiano e incollano le schede tecniche senza neanche leggerle. Lo facciamo anche noi perché sono quasi tutte uguali, non dico di no, però in questo caso mi sembra che sia questo il dato principale. Tra l'altro supporta, è scritto che supporta anche la funzione OTG, andremo a tostare anche questo. Ok, con questo unboxing direi di chiudere qui. Abbiamo detto su per giù molte cose, non tutte, ma lo vedremo nella recensione completa. Questo è tutto, quindi per Cinafonia c'è un saluto a Andrea. Ciao! Okay.